Bella ragazzi, come sempre è Zamp che vi parla oggi. Sono qui su Me la godo in compagnia di Faz. Ciao ragazzi. Quest'oggi vi presentiamo The Crew, titolo Ubisoft automobilistico che abbiamo provato alle 3 di Los Angeles. Faz, cosa ne pensi di questo titolo? Allora, innanzitutto abbiamo provato The Crew per un buon quarto d'ora. È un gioco che sicuramente mi ha colpito, soprattutto per la sua differenza da altri titoli del calibro comunque di Need for Speed, Forza, Burnout. Proprio per questo volevo parlare di cosa mi ha colpito principalmente di questo titolo. Innanzitutto vorrei fare una precisazione che The Crew raccoglie tutti i punti salienti di questi tre videogiochi che ho menzionato prima. Che cosa voglio dire? Di Need for Speed, innanzitutto, ho trovato dell'ultimo Most Wanted qualcosa tipo quell'arcade molto simile, però contando la customizzazione delle vetture che c'erano, tipo in Underground 2, in Most Wanted il primo, per esempio, giocandoci proprio in questo quarto d'ora, ho visto che la customizzazione, oltre che poi si possono customizzare le macchine attraverso un programma da tablet, da telefonini probabilmente, ci sono tantissime customizzazioni da fare, paraurti, minigonne. È tornata quella tamarrata di gioco che era Underground 2 e Most Wanted, che mi faceva impazzire. Con Burnout abbiamo trovato la cosa di distruggere i portavalori, quella cosa di fare i takedown alle macchine, di fare i punti, di trovare la scorciatoia e distruggere la macchina, insomma. E anche invece con Forza ho trovato quello stile di gioco che è arcade, ma non troppo semplice, perché se vuoi parlarne tu, già. Sì, allora, diciamo che da quello che siamo riusciti a provare, a me è sembrato, giocando tramite pad, perché c'è da dire che c'era anche una postazione nella quale ha giocato solo Ron di noi, in cui proprio c'era volante, pedali e tutto il resto, diciamo, giocando col pad è sembrato un attimino difficile come approccio al gioco. Perché? Perché la macchina è estremamente difficile da controllare, probabilmente c'è da farci l'abitudine, però diciamo, ecco, sicuramente è molto evidenziato questo lato arcade del gioco che non punta proprio alla simulazione. E una cosa che, un appunto che volevo fare è sulla modalità rapina al portavalori, che davvero mi ha colpito, in quanto non so se avete visto gli ultimi Fast and Furious usciti al cinema, ma diciamo riprendono proprio quello, in quanto c'è da distruggere questo veicolo accerchiandolo e mettendovi d'accordo con i vostri compagni, perché diciamo l'elemento fondamentale di questo The Crew, come dice il titolo stesso appunto, è avere una compagnia, una ciurma che vi aiuti nelle vostre missioni. E se fate, vuoi parlarci un po' esatto, di questo? Esatto, magari negli altri giochi c'era una modalità single player o una modalità multiplayer in cui bisognava solamente scontrarsi con altri amici, fare la corsa, sono 8 giocatori e chi vince vince. In The Crew troviamo una modalità co-op, una modalità multiplayer competitiva, troviamo un single player, ma la differenza in base proprio degli altri giochi è questa modalità co-op. Faccio sempre un piccolo accenno all'ultimo Need for Speed, che online aveva una modalità in cui c'erano 5 gare e in 5 gare c'erano 5 tipi di gare diverse, come so, fare il miglior drift, fare i più punti magari scontrandosi con un'altra macchina. In questa co-op ritrovo questa simbiosi, diciamo, però copizzando proprio con dei compagni contro altre cose, diciamo, quindi 4 contro 4 contro 4 contro 4, ed è, diciamo, un'innovazione abbastanza importante in titoli automobilistici, anche perché negli ultimi non erano implementate queste cose. Un'altra cosa che ho notato è stata la grandissima interazione con l'ambiente di gioco. Perché? Perché mentre andremo in giro appunto facendo gare o comunque girando liberamente per la mappa, perché sarà disponibile la modalità free roaming di cui vi parlerà tra poco Faz, diciamo, le cose contro cui potete andare a sbattere sono tantissime, le animazioni sono fatte davvero bene, potete scontrarvi con palizzate, muretti, cespugli attraverso i quali molte volte passerete attraverso, alberi, macchine stesse. Diciamo, la fisica di questo gioco è stata davvero ben studiata, in quanto le animazioni sono clamorose. Però adesso, se Faz vuole parlarci, esatto, del free roaming. Free roaming mi è piaciuto perché comunque l'area di gioco è veramente molto estesa, si può arrivare ovunque, proprio mentre parlava Zamp di cespugli, di alberi da passabili, di transenne, cose così, staccionate, bla bla bla, magari era un bug del gioco, magari era una demo, siamo mesi prima che esca il gioco, insomma.
ci sono alcuni cespugli che sono attraversabili, altri che non lo sono. Vabbè, comunque questi sono di soliti bug di giochi automobilistici, che in qualsiasi gioco di questi c'è sempre questo tipo di bug, che magari certe cose si spaccano, certe cose no, tipo in GTA certi semafori tipo non si rompevano, mi pare. Mi parli della luce che alcune volte rimanevano dritti anche se ci andavi con... Esatto, e tipo poi ti buttava fuori dalla macchina e tipo crepavi. E vabbè, comunque sono piccoli bug, insomma, che comunque ci stanno in qualsiasi gioco. Ovviamente non, questo non sfavorisce il nostro entusiasmo per il titolo. Allora, un altro appunto che volevo fare è come hanno studiato bene la differenza tra la guida in strada e quella su sterrato. Perché, allora, guidando in strada ovviamente avremo più aderenza al terreno con le nostre gomme, quindi controllare la macchina risulterà molto più semplice. Mentre non appena andiamo, che ne so, sulla spiaggia, per esempio in questo video dovrebbe esserci proprio una sequenza, quella della rapina al portavolori sulla spiaggia, lì è facilissimo andare fuori strada. Perché? Perché avendo meno aderenza con le gomme, sebbene tramite sempre la customizzazione possiamo cambiarle e metterle per lo sterrato, è davvero clamoroso come abbiano integrato bene questo sistema di guida a seconda di dove ci troviamo, e quindi davvero punto a favore di questo debut, secondo me. Sì, poi se vogliamo parlare adesso della parte tecnica del gioco, allora possiamo differenziare in grafica, sonoro e gameplay. Semplicemente sonoro è quello che trascurerei il prima possibile, perché comunque giocandoci in una sala piena di musica e con delle cuffie che erano scadente, marce, orribili, diciamo il sonoro è quello che era, non ci abbiamo manco fatto troppo caso. Grafica, la grafica è veramente curata, non so se perché è un gioco sicuramente next gen, la grafica era veramente bella, curata, ad esempio quando passa sullo sporco, sulla ghiaia, sulla fanghiglia, la macchina si sporca, se strusci sul guardrail la macchina tutta si scheggia, perde vernice, se ti schianti un po' magari ti cade il paraurti e cose così sdrogo, insomma. Dunque, come considerazioni finali, diciamo, vorrei darvi la mia opinione. Sicuramente dopo averci giocato per questi 20-25 minuti, il gioco mi ha lasciato con molta sorpresa, e quindi sarei interessato davvero all'acquisto, e quindi molto probabilmente quando uscirà lo comprerò. Ma la cosa che più mi ha attirato, se devo essere sincero, è proprio questa cooperazione che potete avere con i vostri amici. Fosse stato troppo incentrato sul single player o comunque gare semplici, come ho già visto, non l'avrei preso. Tu invece passi? Quoto con la maggior parte delle cose di Zamp, un titolo che sinceramente aspetterò volentieri. Sicuramente è un gioco, di nuovo un gioco con le palle, insomma, di macchine, che non è né sia troppo semplice né troppo difficile, come gioco arcade ci sta veramente, insomma. Quindi consiglierei l'acquisto, magari in futuro con nuovi gameplay, nuove prove, riusciremo a dirvi di più, né? Allora, adesso vi lasciamo all'intervista di Stefan Beley, non so come Beley. Cristo si... Beley, non so come si pronunci, che è il cofondatore di The Crew, che siamo riusciti ad intervistare appunto, e quindi vi lasciamo all'intervista. Siamo qui dove aver trovato The Crew, nuovo titolo della Ubisoft. Abbiamo trovato Stefan Beley, del producer proprio del gioco, quindi facciamogli subito qualche domanda al fly. Allora, volevo chiederti qualcosa riguardo al gioco, and please, will you tell us some about the game? Oh, it's hard to just sum up the game in 2 minutes, so I would just say that it's a car driving game, just all the other, but with all the adventure driving, just one game. You will play racing, rally, dirt, off-road, asphalt, and you will choose at will what you really want to play. And depending on your mood, you will choose to do racing or dirt or rally. It's up to you to choose. All this adventure are inside a huge world, and we've choose the USA. So you will drive through the USA with your friends, and you will go from place to place seamlessly, wherever you want, and you will choose which activity you want to play. Okay. A proposito proprio del multiplayer, quindi andiamo a chiedervi come sarà la coop e proprio appunto un multiplayer riguardo a The Crew. How? It will be seamless for the player. It's really something in the core of the experience. Where you are, always, you always have somebody around you. You have nothing to do, just drive, and people will appear around you, and you can play with all these people. Around you, it could be also your friends or stranger, but if you want, just play it alone. It's once again up to you, freely, to choose how you want to play. Everybody will be on the same world, and you just drive and meet the other.
If you want to do a mission with a friend, okay, invite him to play the mission with him. A proposito proprio di come andrà anche a interagire sul multiplayer in un eventuale tablet. With the tablet it's simple. Your save is in the cloud. You accept your save directly from the tablet, iOS or Android, and you just can look at your profile. All your story will be stored inside this save, and you will see the world freely, and you can zoom in, zoom out, see all the missions that you have done, see where your friends are, and just interact with everybody directly from the tablet. If you want to choose any part on your car, choose the headquarters, and you will have the same experience from the HD inside the tablet, and you will be able to customize your car and have the same thing on the tablet. Quindi per concludere chiediamo a Stefan quando il gioco uscirà e su quali console. So the game will come out early 2014 on next generation and PC. Okay. Thank you Stefan. Very interesting. Thank you. Dunque, come emerso dall'intervista, la migliore esperienza di gioco in The Crew sarà determinata unicamente dalla nostra volontà. Starà a noi infatti decidere se girovagare liberamente per la mappa o affrontare le più disparate missioni in compagnia di amici. Grazie all'ausilio di tablet o altri dispositivi mobili, saremo inoltre in grado di utilizzare funzioni aggiuntive che renderanno dunque il titolo ancora più avvincente. La data d'uscita è fissata nel 2014, in quanto, come ci ha rivelato lo stesso Stefan, The Crew sarà giocabile solamente sulle console di nuova generazione e sui PC più performanti. Dunque, che dire, aspettiamo con ansia il prossimo anno per giocare a questo titolo che si promette davvero come uno dei migliori giochi automobilistici visti finora.